Oh, eccolo qua. Allora, video preso direttamente dalla terza stagione di Maoga, seconda stagione, seconda parte di Maogakuin. Questo, regà, è, penso, il bisonte di Kamigatsu impallidisce di fronte a tale magnificenza. Quindi preparatevi 28 secondi di pura qualità. Tra l'altro. Vabbè, vediamolo tutto, poi lo analizziamo. Prima vediamolo tutto perché merita. Dai, raga, si compenetrano. Cioè, si compenetrano i mostri. Dai, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Poè. Guardate in che modo se n'è andato. Guardate. Sottoterra è palesemente andato sottoterra. Guardalo, non riescono neanche a fare la prospettiva, cioè di lui che dovrebbe scomparire dopo i cespugli, perché dai, raga, va sottoterra, va. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Che merda, dai, veramente che merda. No, questo è peggio di Kamikatsu. Questo è veramente peggio di Kamikatsu. Io mi vorrei concentrare intanto su, ma sti qua che tra l'altro se no, vabbè, dai. Il modo in cui tengono le zampe lo trovo un po' sus, però vabbè, possiamo sorvolare su questo. Mi sembra, qui, quando gli tipo li fa morire, non lo so, mi ricorda My Instant Death Ability, che gli dice muori e muoiono. Ma a parte questo, ma a me sembra che si compenetrano questi draghi. Cioè, a un certo punto stanno così, poi si girano e muoiono. Non lo so. Allora, non si vede chiaramente se si compenetrano, ma io credo di sì. Io credo che... Sì. Guardate qua, il braccio con il corno. Cioè, ho queste due... Non so, guarda, non so neanche come descrivervelo, sarò sincero, ma sì, è veramente la cosa più brutta che ho mai visto, penso. E non so, ma perché tra l'altro i primi due episodi, io l'ho visti di Maogakuin, erano decenti, cioè non è che... Certo, hanno fatto rivedere l'albero inquietante, questo qua hanno fatto rivedere, Maogakuin 3 CGI. Hanno fatto rivedere questo bellissimo albero, però per 2 secondi, ma insomma non è una cosa così orribile questo, ma mai mi sarei aspettato, non l'ho ancora visto il terzo episodio, mai mi sarei aspettato una cosa di questo tipo. Non so cosa può essere successo, ma è una delle cose più brutte che ho mai visto. Veramente, sì, l'albero è un capolavoro, quello sì. Però non me la, cioè, quando l'avete inviato, l'ho iniziato a vedere, ho detto ma che anime di merda è? Sarà un isekai? Poi ho visto lui e ho detto no, non è possibile. Non è possibile. In che senso? Cioè, nei primi secondi io pensavo fosse tipo un isekai merdoso di stagione che non avevamo neanche visto. Poi ho visto che arrivava lui e ho detto no, ma cosa è successo? Ma cosa sta succedendo? Vabbè, va così. Essere sincero, poi vanno davvero sottoterra, non è un errore. Ah, io qua pensavo. Ma scusa, ma a parte in che modo vanno sotto? Cioè, io qui pensavo che il drago dovesse superare l'orizzonte e non vederlo più. Ma in realtà quindi deve andare sottoterra. Ma in che modo ci va? Vabbè, quando vedrò l'episodio me ne renderò conto meglio perché non si capisce bene, cioè, in che modo va sottoterra, però è molto bello comunque, in entrambi i casi.